Ciao a tutti, per i non addetti ai lavori siamo con Pino Rozzi, una delle firme della pubblicità in Italia, e questo è il set del nuovo spot di Vodafone. Allora, Pino, che cosa sta succedendo? Succede una cosa molto importante, come tutte le volte che succede qualcosa di nuovo. Stiamo lanciando un personaggio che mi oscurerà, perché sì, il divertismonte è che si chiama come me, si chiama Pino, solo che lui ha qualcosa in più di me che è molto più elegante, essendo un pinguino, e quindi praticamente fa una vita in smoking o in tight, oppure come vogliamo dire, in tuxedo, se vogliamo dirlo all'americana. Ed è una persona elegante che ha una serie di particolarità, che riesce a intrattenere il pubblico, come vedete magari qui che ce ne sono alcuni dei suoi fans, che lanceranno questo personaggio attraverso la nostra nuova comunicazione. Senti, le difficoltà di lavorare con un personaggio come Pino, sia a livello di produzione sia a livello creativo, oppure i plus? Guarda, le difficoltà attraverso anche, come dire, dei professionisti seri, come vedete, dal regista a Monico, alla casa di produzione che è la Film Master, che ci mettono a disposizione tutto il loro expertise per riuscire a concretizzare poi quello che è il nostro lavoro, di racchiudere tutto quanto in 30 o in 60 secondi a seconda di quello che noi avremo on air in televisione. Quindi il nostro lavoro è quello di compattare. Poi sai, la cosa non facile è quello di avere un meccanismo come quello, che è un insieme di animatroniche con una testa fatta in un certo modo, con il corpo, con dentro una persona, come sapete, che si muove. Quindi bisogna cercare una serie di difficoltà, cosa che viene come dire, risolta dall'esperienza. Inoltre immagino sia un lavoro di team. Quante persone hanno lavorato a questa creatività? Beh, come tutti i lavori, è un lavoro di concertazione. Noi, io, Pino Rozzi e Roberto Battaglia, che siamo, come dire, i direttori creativi dell'agenzia, la 1861 United, noi che cosa facciamo? Coordiniamo. Abbiamo l'idea, quindi embrionalmente viene a noi l'idea, la sviluppiamo, cerchiamo di capire qual è la potenzialità, ovviamente attraverso quello che è la logica del prodotto che dobbiamo lanciare, e poi a quel punto lì inglobiamo all'interno dell'agenzia, ma soprattutto all'interno anche del team Vodafone, cioè il cliente stesso, che comincia insieme a noi a implementare quello che è un percorso di comunicazione. Una volta stabilito sulla carta quello che vorremmo fare, ci troviamo a passare, come dire, la parola alla casa di produzione, che a questo punto deve risolvere tutte quelle che sono le difficoltà tecniche per far, come dicevo prima, rendere facile tutto quello che in realtà facile non è. Ci citi gli altri credits creativi e regista dello spot? Allora, si chiama Monico, il regista dello spot, e come ti dicevo l'agenzia siamo noi della 1861 United, poi c'è Federico Ghiso e Giorgio Cignoni, che sono i direttori creativi insieme a noi su questo progetto, e la casa di produzione, te l'ho citata, la Film Master. Quindi questi sono, diciamo, gli artefici, dove ovviamente da lì si diparano una serie di persone che fanno sì, ma guarda, basta dare un'occhiata in giro e ti rendi conto che ci sono decine e decine di persone coinvolte in questo progetto. Grazie mille, buon lavoro. Grazie a voi, a presto.